il supporto bicicletta per la GoPro si è rotto. Pazienza. No, lo aggiustiamo. Allora, uno dei due lembi del supporto GoPro si è rotto, questo per bicicletta. Per ripararlo utilizziamo il Polymorph. Sono dei pellet di questo materiale che fonde a 60-70 gradi dentro l'acqua bollente, o quasi a ebollizione, e si può manipolare con le mani. Io qua c'ho già un pezzettino che ho fatto, ne prenderò un pezzetto, lo scaldo con la pistola aria calda per fare più velocemente e lo ricopriremo con il Polymorph. Non farò una pura sostituzione, preferisco fare così. E questo è il guardia cose. Questo qua è il pezzo da riparare e questo è la plastica. Il polymorph diventa trasparente appena raggiunge la temperatura ideale per essere manipolato. Tanto stacco un pezzo. Vediamo un po' come possiamo ovviare. Tanto saranno coadiuvati da questi perni, quindi diciamo potrebbe anche reggere dello spessore in più. È come se doveste fare una specie di camicetta. Se fate così e vi accertate che stia bello solido, ridiamo un altro po' di calore perché nel frattempo si è indurito. Infatti qua siamo tornati ad un livello un po' più decente. Attenzione a questa cosa, dovete cercare quando entra dentro, perché la plastica si indurisce perfettamente appena diventa opaca, di tenere l'angolazione giusta. Questo è l'originale e questo è il contrapposto. Come vedete, siamo più o meno lì. Okay. Tenete conto che comunque andranno fatti i buchi per usare questi. Facciamo un'altra morbidina così. Saldiamo anche meglio questa parte e la pigiamo per bene, ok. Vi aiutate con un cacciavite, qualsiasi, basta magari se trovate quella a taglia è meglio, e fate proprio un buco. Questa cosa non va filettata, cioè dovete fare un buco neutro il più possibile. Quando chiudete le due parti, ricordatevi che avete uno spessore maggiore perché avete fatto una copertura. Potreste ritrovarvi a non riuscire ad agganciare l'attacco sul tubo. Fate così, voi stringete e poi scaldate e stringete un altro po'. Create così uno spessore molto sottile e preciso dove vi serve. E questo, diciamo, questa è la corsa massima. Indovinate un po'? Attacco GoPro aggiustato. Magari volete anche dipingerlo di nero, potete farlo perché questa plastica poi si può trapanare, carteggiare. La plastica diventa abbastanza dura, fra l'altro dentro c'è l'anima originale, quindi meglio di così non potrebbe essere. E c'è anche nero. Buon anno!